ragazzi, ben ritornati da vostro Joker. Siamo ritornati su Clash of Clans, ragazzi. Finalmente, dopo un pochino di attesa, siamo ritornati qua su questo fantastico gioco. Ragazzi, da come starete sicuramente vedendo qua, sono entrato nel clan di mio fratello, ovvero i Paguri, ragazzi. Sono entrato nel clan dei Paguri, come vedete qui c'è la chat con tutti i ragazzi. Quindi, raga, adesso sono entrato in questo clan perché comunque già vi ho detto che vorrei impararmi meglio come si gioca, come si affronta un clan, nel senso come già ho fatto qualche war, solamente che ragazzi io adesso momentaneamente sono diciamo scarso a confronto all'altro, cioè direi sono proprio scarso, quindi ci facciamo caso. Comunque sono entrato in questo clan per imparare meglio e poi eventualmente un più in là aprirmi un clan tutto mio, tutto nostro, signori. Allora, siamo qua perché, come state vedendo qui, ragazzoli, ho fatto un po' di potenziamenti. Ho messo a fare, mi mancano 4 ore per fare la guarigione di livello 2. Sono andato molto avanti, ragazzi, perché come vedete anche qui le mura, sono riuscito a farmi una parte già di livello, se non sbaglio, 6, infatti. Tutti gli estrattori li abbiamo quasi a livello 10, ragazzuoli. Infatti vi rifaccio vedere, vedi, livello 10 e non posso neanche potenziarlo perché, appunto, devo portare il municipio a un livello più alto. Anche qui abbiamo questo estrattore di livello 10, anche questo. La torre dello stregone possiamo, sì, potenziarla, ma non abbiamo le monete sufficienti. Quindi prendiamoci anche queste monete che sono molto importanti. 427.000, non ce la facciamo. Qui ho messo gli ultimi due estrattori a fare, mi rimangono 4 ore e passa per, diciamo, averla completa anche loro, che poi dobbiamo potenziare il municipio. Ho messo anche qui la difesa aerea per potenziarla. Abbiamo il mortaio che dobbiamo obbligatoriamente passare dei municipi di livello 7 per andare avanti. In più abbiamo gli estrattori oro, ragazzi, che noi potremmo tranquillamente mettere a fare, perché io questo a livello 10, devono arrivare a livello 10, quindi visto che questo ce l'ho a livello 9, questo a livello 9, devo aspettare che mi si liberano comunque i costruttori per poi far sì che possiamo andare a potenziare tutto il resto che rimane. Anche la torretta a livello 7 è al massimo, ragazzi. Anche questa, quindi siamo veramente messi molto molto bene. I cannoni livello 7 anche l'abbiamo, 1 e 2, ok, e 3 se non sbaglio. Ragazzi, ci rimane veramente poco, abbiamo messo anche il, se non sbaglio, il volano si dovrebbe chiamare, che vedo che c'è l'accento sulla O. L'abbiamo di livello 1, ragazzi, mi dovete qua appunto consigliare se va bene questa posizione per questa il volano, oppure se la devo girare in qualche modo. Quindi datemi qualche consiglio voi, perché sono veramente necessari. Allora, giorno di preparativo. Ok, ci dobbiamo preparare per andare in war, signori, per fare la partita in war, se non sbaglio. Ci dovrei essere anch'io. Forse no, forse non mi hanno messo, perché giustamente, ragazzi, io ho detto che praticamente sono una pippa immensa. Adesso sono veramente scarsa rispetto agli altri, quindi non conviene farmi giocare, perché sennò farei prendere stelle comunque agli avversari, al clan contro, perché per loro sarebbe molto più facile andare avanti. Abbiamo un messaggio: la tua difesa ha vinto, che okay, mi hanno attaccato con 50 barbari, 12, ok, vabbè. Comunque, come vedete qua, ragazzi, registro attacchi, se vi faccio vedere i miei attacchi, ne ho fatti parecchi, ragazzi. Come vedete mi sto vincendo abbastanza, anche con una stella, due stelle, perché riesco a fargli scoppiare il municipio. Però diciamo che ci prendiamo le coppe e qui questi due attacchi sono andati abbastanza maluccio. Qui già iniziamo a prenderci quasi 100.000 di risorse, di elisir e 100.000 di monete, e comunque stiamo andando abbastanza bene, signori, non stiamo andando male, ne stiamo perdendo comunque parecchie, ma ne stiamo vincendo altrettante partite. Allora, andiamo a farci un attacco oggi, vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, fermi tutti. Allora, lui, ragazzi, c'ha comunque, vediamo un attimo, perché c'ha, potrei farcela, c'ha molte risorse, perché poi credo che non è molto attivo, ragazzi, perché vedo ancora delle tombe per terra. Direi di fare una cosa. Proviamo a fare una cosa, ragazzi. Attacchiamolo da questo fronte. L'attacchiamo qua. Qui mettiamo tutti i nostri acciai in modo che già gli possiamo inculare tutte le risorse, signori. Qui ne possiamo inculare veramente un casino. Mettiamo anche qui i maghi perché sono forti. Buttiamo una di queste qui. Buttiamo una di queste qua. Sicuramente ho fatto una cazzata, ragazzi. Io ancora devo prendere un po' l'abitudine. Sui giganti buttiamo una pozione di guarigione. Vai così, vai così. Usiamo un po' di arcieri per prendere altre risorse più possibili. Siamo al 28%, ragazzi. Vi ripeto, io con gli attacchi ancora mi devo un po' regolare meglio, ragazzi, perché non so fare gli attacchi al 100%. Non so gestirmi ancora benissimo le truppe. Io più che altro adesso, anche se perdo, non mi importa, perché vado a cercare di rubargli più risorse possibili. Poi ditemi voi, ovviamente, se sbaglio a fare anche questi tipi di attacco pensando solamente alle risorse, non pensando a vincere, anche se perdiamo, diciamo, i trofei.
per me non credo che sia un grandissimo problema, capito? Io punto più che altro a rubargli veramente tante risorse, che secondo me non è male, ragazzi, perché forse se ci dice bene, se ci dice bene, riusciamo a prenderci una stella. Se ci dice bene ce la possiamo fare, ragazzi. Non lo so, ce la potremmo fare come non ce la potremmo fare. E sono due le cose, o Mimì o Cocò o Cacamucas. Siamo al 48, ma se ci dice bene, ragazzi, mi sa tanto che ce la facciamo. Con botta di culo, ragazzi, ce la facciamo a prendere una stella. Signori, questo è grandissimo culo, signori. Oltre che siamo riusciti a vincere. Gli abbiamo rubato quasi, se non sbaglio, 50.000, 60.000 di elisir, che non ricordo benissimo. Di oro gliene abbiamo rubato molto di meno. Però, ragazzuoli, attendiamo che comunque qui va un po' avanti. Tanto è inutile vi faccio vedere, diciamo, questo pezzo. Tanto ormai si sa come va a finire. Siamo intorno al 55%. Ok, perfetto, 55%. Vedete, ragazzi, secondo me, mio parere, ho fatto un attacco buono, tra parentesi, ma non il massimo, perché comunque mi sono preso 270.000 di elisir e 50.000 di oro, comunque, che secondo me non è malissimo. Ci ha detto quello che abbiamo preso una stella, quello è vero, però secondo me, ragazzi, non abbiamo fatto un attacco così malvagio. Qui abbiamo messo di nuovo quasi 50 arcieri, abbiamo messo 8 o 9, come cazzo allora si chiamano, mi sono dimenticato, i giganti, scusate, però un attimo un vuoto di memoria, qui abbiamo ancora questi. Ragazzi, qui ho anche questa qui, mi sono fatto il guaritore. Sicuramente potrebbe servire, però momentaneamente non me lo faccio, perché comunque secondo me non conviene farsi momentaneamente il guaritore. Semmai mi potete dire voi una strategia di guerra, che ne so, consigliandomi: guarda, Joker, fatti questo tipo di truppe e metti il guaritore, perché so che il guaritore potrebbe servire molto per i giganti oppure per alcune truppe, però secondo me per i giganti è molto meglio, secondo me, il guaritore. Comunque scrivetemi qua i consigli. Ragazzi, io aspetto un attimo che mi riforma l'esercito, così ci andiamo a fare un altro attacco. Ok, ragazzi, eccoci qua, siamo tornati là. Mi sono fatto praticamente 51 arcieri, 10 giganti e 6 maghi. Abbiamo anche, se non sbaglio, la possibilità degli incantesimi. Non abbiamo quella della guarigione, però secondo me, diciamo che un secondo attacco lo possiamo tranquillamente fare, se riusciamo ad andare meglio. Allora, questo secondo me ha poche risorse, quindi non conviene neanche provarci minimamente. Questo già, ragazzuoli, ha comunque i contenitori di elisir, che sono veramente stracolmi di cose. Ha due case di costruttori lì che possiamo tranquillamente distruggere. Allora, facciamo così. Mettiamo gli arcieri, li scaffiamo qua e facciamo così. Così. Mettiamo i giganti in questa posizione, direi qua, vai, li mandiamo tutti qua, ragazzi, ok, tutti insieme, mi avete sempre consigliato di fare. Mettiamo qui intorno un po' di arcieri, che comunque ci prendiamo le nostre risorse. Questo lo schiaffo qua sopra, vaffanculo, può essere che mi sono sbagliato, ma non fa niente. Qui mettiamo un po' di maghi, un po' di maghetti che vanno a fare qualche danno un po' in giro, così. Ok, in modo che comunque gli possiamo rompere un po' le palle, diciamo. Questo attacco dovrebbe andare abbastanza bene, signori, perché comunque alla fine gli sono già entrati dentro, cioè già gli siamo entrati dentro al villaggio. Forse ce la facciamo con due stelle, una, ok, forse con due stelle ce la possiamo fare tranquillamente, ragazzi, Gli stiamo rubando anche molte risorse, ragazzi. Io vi ripeto, io secondo me sto facendo gli attacchi giusti, poi può essere pure che mi sto sbagliando, che potrei selezionare molto meglio le truppe. Però due stelle ce le siamo prese, gli stiamo rubando veramente tantissimo. Avrei preferito rubargli anche un po' più di elisir, più che altro che oro. Secondo me era la meglio cosa. Però diciamo che va bene, 58%, 2 stelle. Gli abbiamo torto più o meno quasi 80.000 di monete e 51.000 di elisir. Secondo me, ragazzi, non è malvagio, cioè non sono attacchi malvagi. Anche, diciamo, per essere alle prime armi, secondo me potrebbero andare bene. Però ovviamente me lo dovete far sapere voi. Ragazzi, facciamo così, io questi due attacchi me li sono fatti. Qui ci dobbiamo togliere un po' di mondezza che sta dentro al, diciamo, qui al mio villaggio. Qui, ragazzi, stiamo aspettando per fare la pozione degli incantesimi, per migliorare, la pozione della guarigione. Qui dobbiamo aspettare 4 ore e mezza che mi si sbloccano due costruttori, in modo che possiamo andare a potenziare gli ultimi estrattori di oro, in modo che, se riusciamo, già nel prossimo appuntamento, io questi giorni ci gioco, ragazzi, io ci sto giocando veramente un casino, forse potremmo portare il municipio a livello 7, se non sbaglio, che già non è male, ragazzi. Comunque abbiamo veramente messo da parte
belle cosette. Sto, diciamo, abbastanza capendo la meccanica di gioco. Speriamo di portare sempre meglio, di fare sempre meglio. Ragazzi, io questo video lo faccio terminare qua. Spero che ovviamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, se fosse così anche per voi, un bel pollice in su. Commentate, condividete. Spero che questo video possa arrivare intorno ai 18-20 mila like. Ne sarei veramente contentissimo. Scrivetemi qui sotto tutti i consigli che volete darmi, signori, perché a me fanno veramente piacere un casino. In questa war, in questa guerra, non mi ci hanno messo a fare ancora. Io già a guerra, invece niente. Comunque siamo entrati in un clan e sono veramente contentissimo. I due attacchi sono andati buoni, li abbiamo vinti, anche se, diciamo, strozzati, però li abbiamo vinti. E ci vediamo prossimamente con il vostro giocherino, signori. Bella! I just want...